La notizia è delle più scioccanti. Michael Bublé si ritira dalla musica. Il crooner canadese, 43 anni, ha spiegato nella sua ultima intervista al Daily Mail Weekend, che stavolta ha deciso. Si ritirerà davvero. Già 2 anni fa, aveva annunciato l'addio all'attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di 3 anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato. Ora il piccolo è guarito, ma quell'esperienza, per il padre, è stata devastante. Mi ha fatto rimettere tutto in discussione, ha cambiato la mia percezione della vita, ha detto Michael Bublé al magazine Non ho più il fegato per andare avanti. Il 16 novembre, comunque, uscirà Love, il suo nuovo lavoro che sarà anche l'ultimo. Non so neanche se riuscirò a terminare questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico, ha confessato Michael Bublé, di sicuro provato dalla decisione shock che manderà in tilt tanti fan. Ma i figli sono i figli. E per un genitore nulla è più importante, punto. Questa è la mia ultima intervista. Mi ritiro. Ho realizzato l'album perfetto e ora posso lasciare davvero al top, ha detto il cantante. Oggi Noah, il figlio che il cantante ha avuto dalla moglie 31enne Luisana Lupilato, ha 5 anni. Il cancro se ne è andato. Ma Bublé ha deciso. Non tornerà sui suoi passi. Forse non vuole pentirsi, in un futuro, di aver fatto la scelta sbagliata. Il cantante e l'attrice Luisana Lupilato sono sposati da tempo. I due hanno 3 figli. Punto. Noah è il più grande. Poi c'è Elias, 2 anni, e la piccola Vida nata 2 mesi fa. Quando Noah si è ammalato, sia Michael che sua moglie hanno messo in stand-by la carriera per dedicarsi anima e corpo a lui. Il cantante ha raccontato come, durante il ricovero del figlio, lui abbia cercato in tutti i modi di non fargli pesare la malattia e come abbia tentato di tenerlo sempre allegro. Ma per un genitore è uno strazio vedere il proprio figlio soffrire. Di sicuro deve essere stata dura per lui. Punto. Non so che neanche come io sia stato in grado di respirare, ha detto nell'intervista Michael Bublé, che nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi, cioè una roba spropositata. Quando arriva una diagnosi come quella che è arrivata a noi, hai solo voglia di morire. Ora tutto è diverso, e ho deciso che dirò addio per sempre alla musica. I fan, che lo amano alla follia, rispettano la sua decisione.